Hai mai sentito parlare del secondo avvento? Ti sei mai chiesto se le profezie religiose possano essere più di semplici leggende? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nel cuore di una tranquilla cittadina di montagna, circondata da foreste fitte e imponenti catene montuose, viveva un antico monastero che ospitava una comunità di saggi e devoti monaci. Questi uomini dedicavano la loro vita alla preghiera, alla meditazione e allo studio delle sacre scritture. La storia di questo monastero era avvolta in un alone di mistero e spiritualità, poiché si diceva che contenesse una profezia straordinaria che riguardava il futuro dell'umanità, il secondo avvento. La profezia, custodita gelosamente in un manoscritto antico, affermava che il mondo avrebbe assistito a un secondo ritorno di una figura divina, un evento destinato a portare trasformazione e rinnovamento alla Terra. Si credeva che questa figura avrebbe portato con sé la giustizia, la pace e la redenzione per coloro che lo seguivano con fede. Tuttavia, la profezia non forniva dettagli precisi sul momento esatto o sugli eventi che avrebbero preceduto questo avvenimento straordinario. La comunità monastica, con il passare dei secoli, aveva mantenuto viva la tradizione di studiare, meditare e discutere la profezia. Nel corso degli anni, i monaci avevano raccolto indizi, interpretazioni e segni che indicavano che il mondo stava attraversando una fase di cambiamento tumultuosa. Era come se le fila degli eventi si stessero gradualmente tessendo, preparando il terreno per il secondo avvento. Nell'odierna epoca digitale, i monaci avevano intrapreso una missione segreta, diffondere la conoscenza della profezia e dei presunti segni precursori all'esterno delle mura del monastero. Avevano iniziato a condividere queste antiche profezie tramite scritti anonimi, conferenze e discorsi online, sperando che le loro parole potessero raggiungere coloro che erano aperti alla possibilità di un cambiamento divino. L'introduzione alla profezia e al secondo avvento era solo l'inizio di un viaggio affascinante attraverso una narrazione ricca di enigmi, speranze e incertezze. La storia dei monaci e della loro ricerca di verità spirituale aveva il potenziale per ispirare e sfidare le menti di coloro che si immergevano in essa, offrendo un'opportunità di riflessione su ciò che potrebbe attendere l'umanità in un futuro incerto. Nel mondo esterno al monastero, l'attuale stato del pianeta era segnato da un complesso intreccio di sfide globali. Una serie di conflitti geopolitici, tensioni commerciali e crisi economiche aveva creato un clima di instabilità e incertezza. Le nazioni si trovavano spesso ad affrontare difficili decisioni, mentre i cittadini erano sempre più preoccupati per il futuro. La paura era palpabile nell'aria, e sembrava che il mondo stesse cercando una via d'uscita dalla spirale di turbolenze che lo aveva avvolto. Nella quiete del monastero, la profezia era oggetto di costante studio e meditazione. Secondo l'antico manoscritto, il secondo avvento avrebbe rappresentato il ritorno di un essere divino che porterebbe con sé la promessa di un mondo migliore, dove la pace e la giustizia avrebbero regnato sovrane. Per la comunità monastica, questa profezia rappresentava una fonte di conforto e speranza in un momento in cui il mondo sembrava essere in balia del caos. Gli insegnamenti del monastero enfatizzavano l'importanza della compassione, della tolleranza e dell'amore universale. Si credeva che il secondo avvento avrebbe chiamato tutti gli esseri umani a unirsi in un unico abbraccio di fratellanza, superando le divisioni religiose, etniche e nazionali. Questo messaggio di unità e redenzione era diventato la linfa vitale della comunità monastica, che si considerava custode di una saggezza antica destinata a guidare il mondo verso un futuro luminoso. I monaci, ispirati dalla profezia, avevano identificato 6 eventi mondiali che credevano potessero essere i precursori del secondo avvento. Questi eventi rappresentavano sfide globali che richiedevano una risposta collettiva. Crisi ambientale, la crescente devastazione ambientale e i cambiamenti climatici stavano mettendo in pericolo la sopravvivenza del pianeta. I monaci vedevano questo come un segno del disprezzo dell'umanità per la natura e la necessità di una nuova visione del rapporto tra l'umanità e il mondo naturale. Conflitti globali, le tensioni tra le nazioni stavano raggiungendo livelli pericolosi, con il rischio di conflitti armati sempre più imminente. I monaci vedevano la necessità di una pace duratura come una condizione fondamentale per il secondo avvento. Crisi umanitaria, le migrazioni di massa e la disuguaglianza economica stavano portando a profonde crisi umanitarie in molte parti del mondo.
I monaci credevano che la compassione e la solidarietà dovessero essere promosse per risolvere queste sfide. Avanzamento tecnologico. L'accelerato sviluppo tecnologico aveva il potenziale per portare benefici straordinari, ma anche pericoli imprevedibili. I monaci esortavano una riflessione etica sulla direzione che stava prendendo la tecnologia. Crisi spirituale. Nel mondo moderno, molti sembravano aver perso il contatto con la dimensione spirituale della vita. I monaci ritenevano che il ritorno alla spiritualità e alla compassione fosse essenziale per prepararsi al secondo avvento. Unione globale. I monaci promuovevano la collaborazione tra nazioni, culture e religioni come un passo fondamentale verso l'unità umana. Vedevano il superamento delle divisioni come una condizione per accogliere il ritorno del divino. La comunità monastica monitorava attentamente l'evolversi di questi eventi nel mondo, interpretandoli come segnali che il momento del secondo avvento si stava avvicinando. Tuttavia, il momento esatto e la natura di questo evento rimanevano un mistero, e i monaci continuavano a cercare la luce nella profezia e nelle loro meditazioni quotidiane. La diffusione delle profezie dei monaci attraverso scritti anonimi, conferenze online e discorsi pubblici non passò inosservata. In tutto il mondo, le persone iniziarono a discutere, a riflettere e a cercare segni nei loro stessi contesti religiosi e culturali che potessero confermare o smentire le profezie dei monaci. Le comunità religiose di varie fedi videro l'opportunità di una rinnovata interazione e dialogo tra di loro, spinte dalla possibilità di un evento che avrebbe potuto unire l'umanità. Tuttavia, c'era anche chi metteva in discussione la legittimità delle profezie e il ruolo dei monaci nel comunicare queste visioni. In tutto il mondo, si formarono gruppi di studio e cerchi di discussione per esaminare la profezia e discutere come i sei eventi identificati dai monaci potessero essere interpretati e affrontati. La reazione globale era un mix di entusiasmo, scetticismo e speranza, mentre l'umanità si sforzava di comprendere il significato di questo potenziale secondo avvento. Nonostante le discussioni accese e la crescente attenzione sulla profezia, il futuro rimaneva incerto. La profezia stessa non forniva dettagli precisi sul momento esatto o sulla forma del secondo avvento, lasciando molti interrogativi senza risposta. Alcuni erano convinti che il momento fosse imminente, mentre altri vedevano la necessità di un'evoluzione spirituale e sociale più profonda prima che l'evento potesse verificarsi. La comunità monastica, nel frattempo, continuava a dedicare le sue energie alla meditazione, alla preghiera e allo studio. Si erano sempre considerati custodi della profezia, ma non presidi. Era il destino del mondo a decidere quando e come si sarebbe svolto il secondo avvento. In conclusione, la storia della profezia del secondo avvento era un affascinante viaggio attraverso la fede, la speranza e la riflessione umana. Mentre il mondo si confrontava con le sfide globali e cercava di interpretare i segnali nei suoi eventi, la profezia dei monaci offriva una visione di unità, compassione e redenzione. L'articolo aveva esplorato le radici di questa profezia all'interno di un antico monastero, l'attuale stato del mondo che sembrava manifestare segni che la profezia stava per avverarsi, la profonda spiritualità e compassione che guidava la comunità monastica, la reazione globale che aveva suscitato e l'incertezza sul futuro. Mentre il mondo si interroga sulla possibilità di un secondo avvento, il messaggio principale era uno di speranza e di richiamo all'unità umana. Grazie per averci seguito, alla prossima!